Eccoci in diretta. Intanto buona domenica a tutti, gli italiani, alcuni dei quali in questo momento possono viaggiare perché sono in zona gialla, altri in zona arancione, ma noi in Sicilia siamo in zona rossa. Noi, la Lombardia e gli abitanti della provincia di Bolzano ci hanno chiusi, quindi ci sarà un lockdown per circa 15 giorni e staremo chiusi. E può darsi che questa è la volta buona che possiamo studiare veramente il lotto e sentirci spesso, almeno una volta alla settimana, speriamo. Sì, perché quando uno non può uscire, che deve fare? Il mio lavoro è quello dell'ottologo e quindi sto sempre dietro la scrivania a studiare lotto. Allora, sono passati circa 15 giorni dalla mia ultima diretta con voi e devo dire, insomma, che ho ricevuto tantissime chiamate. Però in questi ultimi 15 giorni io non mi sono stato con le mani in mano, diciamolo chiaramente. Ho studiato e ho messo su tre tecniche molto molto forti. Quali sono? Uno è il potente 90. Che significa? Che alla sortita del 90 ci sta sempre lambo. A qualche volta è successo qualche terno, ma non è tanto semplice il terno. Ma lambo si è sempre materializzato. Ecco, ho messo su il potente 90. Poi, ultimamente vi avevo parlato dei numeri spia, è un volume che racchiude tutte le spie, tutti i 90 numeri delle varie ruote, da Bari a Venezia, dall'1 corrisponde al 2 fino al 90, lo stesso a Cagliari, Firenze e compagnia bella. E poi il metodo più potente per vincere al gioco del lotto, le cosiddette tavole algometriche. Questo è un capolavoro veramente, dove credetemi, utilizzandole, sono delle tavole, diciamo, di numeri portatori, per cui voi avendo i numeri spie, avendo questo, con i capogiochi che ricavate dai numeri spia, possiamo andare alla ricerca di categorie superiori. E io mi riferisco anche non soltanto al lambo, ma al terno e possibilmente alla quaterna. Ma bisogna avere questo. Signore, non aspettatevi la Divina Commedia. Queste sono le tavole del grande Don Ignazio Torraca, detto il monco di San Ferdinando. Le vere tavole hanno qualcosa di incredibile, di un valore veramente inestimabile, credetemi, perché a ogni numero corrispondono altri numeri. E dopodiché non solo le tavole di Ignazio Torraca, cioè del monco, che nel 1923 fece impazzire un'Italia intera con le sue previsioni. Lui era un pugliese, la gente veniva dall'America, veniva da ovunque, per 7 estrazioni consecutive fece vincere un mondo intero. E poi ci sono anche le tavole di Padre Carmelino, da Mazzarino. Padre Carmelino, voi lo sapete, è quello che mi ha adottato e che mi ha instradato al gioco del lotto. Perché io allora, negli anni 60, vivevo in convento, sono stato un trovatello, come molti sanno. Loro mi hanno adottato, i monaci, che poi sono finiti in galera, molti di questi monaci. Anche Padre Carmelino, sono finiti in galera per omicidio, per truffe, per abbietaggio, insomma. E io, all'età media di 10 anni, loro mi mandavano in giro, in tutti i paesi, a vendere i numeri al lotto, scalzo e tutto. Però la sera, Padre Carmelino mi instradava al gioco del lotto. Io non voglio dire niente, è più bravo, non più bravo, però io l'esperienza credo di averla, la vera esperienza, dei veri lottologi. Allora, ma fare un plauso a me stesso non sarebbe onesto né corretto. Allora, oggi è la scuola di lotto. Per chi volesse, prima, allora, intanto scrivetevi il mio numero. Io voglio omaggiarvi
con un prezzo particolare. Tutte e tre sono, cioè il potente 90, i numeri spia e le tavole algometriche del Monco di San Ferdinando. Ora, avendo questo, non ditemi poi non vinciamo. Avendo questi si vince. Avendo questi si vince, perché questo è il vero lotto. Chiaro? Allora, vi do il mio numero di telefono per contattarmi. Il mio numero è 334-1918-991. Ripeto, 334-1918-991. Io vi voglio mangiare tre, che non lo farebbe nessuno, tre metodi al prezzo di uno, non lo farebbe nessuno, eh? Ecco. Poi, per chi ha già acquistato, i numeri spia, non venitemi a dire mio omaggio, non mio omaggio, perché no, non posso mettere. L'ho fatto durante il tempo di Natale, a tanti miei associati, l'ho dato. Ora no, adesso il lavoro è il lavoro. Ho tanti amici, mi sono fatto con l'otto, l'ho capito, però ogni volta, e lei mi ha promesso, e io ho promesso, ve li ho mandati, tutti allora, i vari metodi, per la, ma adesso Natale è passato, chiaro. Chi li vuole, è chiaro, no? Allora, andiamo a noi, prendete carta e penna e andiamo a sviluppare delle metodologie, molto molto importanti. Partirò con una metodologia della ruota di Bari, partirò con una che io reputo molto importante e che Padre Carmelino allora mi ha insegnato, la ricerca di una sola ambata. La ricerca di un solo, di una sola ambata, cioè un solo capogioco, non due, ma uno, chiaro? Non due ambate, ma un'ambata. Poi, se volete la posizione, mi dovete chiamare, chiaro? Perché c'è anche il metodo per la posizione, ma questo no, questo non lo, no, non lo do, questo io non lo do, in quanto questo lo do ai miei associati. Allora, siamo sulla ruota di Bari. Molti dicono, io ho bisogno un capogioco, come io ho bisogno degli abbinamenti. Il capogioco io ve lo voglio dare, ve lo voglio spiegare. Per gli abbinamenti, e non soltanto per ambo, attenzione, ma per ambo, terno e quaterna, e una volta è sortito anche la cinguina, guarda caso, occorrono le tavole. Qua, le tavole, quindi non c'è niente da fare. Andiamo avanti. Ritorno a dare il mio numero: 334-1918-991. Andiamo. Siamo sulla ruota di Bari. Perché la ruota di Bari? Perché Don Ignazio d'Orraca ha detto il monco, che non è un monaco, è un, si chiama il monco, il monco, perché gli mancava una mano. Lui era un autodidatta nel paese di San Ferdinando e si guadagnava da vivere istruendo i ragazzi. Allora c'era l'elementare, poi c'era l'avviamento, allora, che adesso non esiste più, adesso c'è la media, e allora, ed era un autodidatta, ma era un matematico pure, a modo suo, d'accordo, ma per il lotto è stata la massima espressione, la massima espressione. Perché Bari? Era pugliese lui. E allora c'era questa guerra di lottologi o di esperti tali fra la scuola napoletana e la scuola pugliese, perché la scuola pugliese, che era poi il capostipite, non era a San Ferdinando il vero studioso, non era il monco, ma il professore Leopoldo. E quindi nel circolo c'era questa gara, però vinceva sempre il monco, vinceva sempre il monco. Allora molti mi chiedono a me come sono venuto in possesso delle tavole algometriche, e sono l'unico ad averlo. Come sono venuto? Vi spiego subito. Abitando a Mazzarino,
abitando a Mazzarino, al convento coi frati, allora la curia di Roma ha scomunicato il monaco di San Ferdinando e ha preteso le tavole. Queste tavole sono venute in possesso del vescovo dell'arcidiocesi di Modica, l'arcivescovo Ottaviano. Poi sono stato adottato da una famiglia di Ragusa. Mio papà era comandante dei vigili, mio papà non diretto, ma diciamo va, acquisito, era comandante dei vigili del fuoco a Ragusa. E andava sempre a caccia con questo vescovo, col vescovo Ottaviano si chiamava, che era sempre in contatto a Roma. Era venuto in possesso di questo e l'ha dato a mio papà e mio papà me l'ha lasciato. Poi io le ho rifatte, le ho rivedute e tutto, e ne è nato qualcosa di veramente, veramente forte. Lo posso dire. È inutile che gli altri parlano destra, lottologi, metodo, metodologie. Toglietemi davanti. Dinanzi a questo bisogna solo scappellarmi. Qua parliamo del monco di San Ferdinando, eh? Non di Tirichitolle al Giro d'Italia o di Gimondi al Giro d'Italia. Chiaro, eh? Allora, parliamo di Bari. Dobbiamo trovare un capogioco, uno solo, eh? Uno solo. Come facciamo? Si prendono tre estratti, che sono il primo estratto di Bari, il secondo estratto di Cagliari, la ruota sottostante, e il quinto estratto di Bari. Di questi tre numeri, di ogni numero, se ne ottiene la figura. Della figura ottenuta, le tre figure si sommano ed uscirà un numero. Quello sarà il capogioco sulla ruota di Bari. Non ci credete? Sono un imbroglione, vi voglio prendere in giro. No, ve lo dimostro. Bari, estrazione del 31 ottobre 2020. Primo di Bari, 83, di figura 2. Secondo di Cagliari, 52, di figura 7. Quinto di Bari, 59, di figura 5. Sommiamo 2 più 7 più 5. Quanto fa? 14. 14 dovrebbe essere l'ambata unica da giocare sulla ruota di Bari. Bene, al terzo colpo, 14 a Bari. Andiamo avanti. E io che mi prendo collera. Ai 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 ai. E ora che siamo chiusi senza femmine, come devo fare? Spiegatemelo voi, eh. Meno male qualche scappatella ci. Ma adesso qua Musumeci mi ha messo le manette. Chiuso, a casa. Cornuto, devi stare a casa. E femmine, andiamo a noi. Estrazione del 3 novembre. Primo di Bari, 89. Che figura è? Figura 8. Terzo di Cagliari, che figura è? È il numero 27, figura 9. Quinto di Bari, 57, figura 3. Sommiamo 8 più 9 più 3. Quanto fa? 20. Bari, al quarto colpo, ambata unica. Non due ambate, ambata unica. 20 a Bari. Poi, estrazione del 7-9. Ma fatele pure voi questi calcoli. Così, imbroglione non me lo potete dire, eh? Chiaro? 7 novembre, primo di Bari, 84. Che figura è? 8 più 4 quando fa? 12. 12, 1 più 2 quando fa? 3, figura 3. Terzo di Cagliari, 27. 2 più 7 quando fa? 9, figura 9. Quinto di Bari, 8. Quindi che figura è? 8. Sommiamo 3 più 9 più 8. Quanto fa? 20. Al primo colpo su Bari sortisce il capogioco. Non chiamiamolo ambata, chiamiamolo capogioco, eh? Capogioco. E vi dirò di più. Io, che sono poi, se avessi giocato, ma non l'ho giocato, il 20, il 7 novembre, avrei vinto, utilizzando queste, maledetto io, e
mia figlia me l'ha detto, sei un maledetto perché non l'ho giocato. Io avevo la quaterna. Avevo la quaterna, cioè 100, bastava un euro. Maledetto io, utilizzando questo. Ma siccome mi piacciono le femmine, le metto a chattare, Facebook, destra, manca, mi fanno uscire te e non gioco. Andiamo avanti. 17 novembre. Fate i calcoli. Primo di Bari, 15, figura 6. Terzo di Cagliari, 41, figura 5. Quinto di Bari, 29, figura 2. Sommiamo. 6 più 5 più 2, 13. A sesto colpo, il 13, a Bari. 21 novembre. Primo di Bari, 47, figura 2. Terzo di Cagliari, 61, figura 7. Quinto di Bari, 21, figura 3. Facciamo la somma, 2 più 7 più 3, 12. A quarto colpo, a Bari, il 12. Insomma, picciotti, andiamo di qua, da quando è nato il lotto, fino adesso, a voglia. Avendo quello, a voglia. Poi per quelli che avete il libro del lotto, avanti, mi voglio rovinare. Per chi acquista tutti e tre i numeri spia, il potente 90, le tavole algometriche, gli metto pure il libro del lotto. Lì cosa trovate? Lì trovate tutti i 90 numeri, per l'ambo parlo, però per la vincita dell'ambo, dove ogni numero che esce il numero 1, per esempio, corrispondono degli ambiti da giocare con l'uno, che esce il 12, corrispondono gli ambiti, e questo ve lo metto pure dentro. Avanti, abbiamo finito con la prima metodologia. Ritorno a dare nuovamente il mio numero del cellulare, 334 19 18 991, per chi volesse tutte e tre, anzi quattro, perché vi aggiungo il libro del lotto. Quindi le tavole algometriche, il potente 90 e i numeri spia e il libro del lotto vi metto dentro. Però andiamo a noi. Adesso andiamo su Cagliari. Una metodologia dove basta un ambo secco, un ambo, sarebbero tre, però la percentuale di vincita è di uno. Però succede anche, però tre ambi a ruota fissa li potete giocare. Però puntando maggiormente, ora vi dico qual è l'ambo da utilizzare. Dovete trovare su le ruote Bari e Cagliari. Bari, Cagliari. Due numeri di stessa cadenza. Però bisogna giocare anche su Firenze, attenzione. Ve lo consiglio. Prendiamo il 2 gennaio 2020. Su Bari e Cagliari, in seconda posizione, sortiscono in posizione isotopa, cioè nello stesso posto estrazionale, i numeri 71 e 51. Sortisce l'ambo 9-18 all'ottavo colpo su Cagliari. Parliamo di un ambo, attenzione, di un ambo. 14 gennaio, su Bari Cagliari sortisce su Bari il 52 e nella stessa posizione il 32 su Cagliari. Giochiamo 9-18 al terzo colpo su Cagliari, 9-18. 18 gennaio, Bari Cagliari sortisce a Bari il 66, a Cagliari il 66. Sortisce l'ambo al primo colpo, 9-18 a Cagliari. 13 febbraio, sortisce su Bari in seconda posizione l'84 e su Cagliari, sempre in seconda posizione, il 64. Sortisce l'ambo 9-12 a Firenze. Allora, gli abbinamenti sono, vi dico intanto, 36, 12 e 18, col 9 capogioco.
25 febbraio, le sue ruote sono Bari Cagliari in prima posizione, sortisce a Bari l'87 e a Cagliari in prima posizione il 67. All'ottavo colpo 9-18 a Cagliari. Andiamo avanti. Poi 3 marzo sortiscono a Bari in prima sortisce a Bari in prima posizione il numero 5, cioè 05. A Cagliari il 25. A Cagliari cosa succede? Lambo 9-18 al quinto colpo su Cagliari. Andiamo avanti. 14 marzo sortisce a Bari il 79 in quinta posizione e sempre in quinta posizione il 9. Sortisce Lambo a Firenze al quinto colpo 9-18. 21 marzo a Bari in quarta posizione sortisce il numero 15. A Cagliari sempre in quarta posizione il 35. Sortisce Lambo a Firenze al primo colpo 9-18. Evidente che Lambo è il 9-18, Lambo primario. 18 giugno a Bari sortisce il 23 in quarta posizione. A Cagliari sempre in quarta posizione il numero 13. Sortisce Lambo 9-36 questa volta al terzo colpo su Firenze. 2 luglio a Bari sortisce il numero 32 in quarta posizione, a Cagliari sempre in quarta posizione il 12, al terzo colpo 9-36. Poi è così a seguire, ve ne rendete conto, no? Ve ne rendete conto, avendo questa metodologia, applicando le tavole algometriche, possiamo aspirare a delle vincite superiori. Ritorno a dare il mio numero del cellulare 334-19-18-991. Andiamo a un'altra metodologia. Quale vi posso spiegare? Qualcosa di molto semplice, perché io sono per la semplicità, non sono per andare sul complesso. No, non mi piace. Allora, parliamo della spia 2. Scrivete, è una spia molto molto importante. Quando sortisce la spia 2 su qualsiasi ruote, adesso io vi do le ruote, scrivete, quando sortisce la spia 2 su Bari, giocate 22 e 44, capogiochi. A Cagliari 13-14, a Firenze 1-63, a Genova 50-21, a Milano 79-29, Napoli 41-19, Palermo 42-90, che è anche un classico ad ambo, Roma 39-13, a Torino 22-85, a Venezia 68-78. Andiamo a vedere. 4 gennaio 2020 a Venezia sortisce il 2, quindi cosa andiamo a giocare? Ve l'ho dato, 68 e 78. Al quarto colpo doppia ambata, tutte e due, sortiscono tutte e due. Estrazione del 28 gennaio 2020, ruota di Bari, sortisce la spia 2, quindi a Bari cosa giocheremo? 22 e 44, bene, 44 al primo colpo. Estrazione 1 febbraio 2020, Venezia, sortisce la spia 2, quindi giocheremo 68 e 78, 78 al terzo colpo su Venezia. Estrazione del 25 febbraio 2020, a Torino sortisce il 2, a Torino cosa dobbiamo giocare? 22 e 85, 85 al primo colpo. 5 marzo, perché poi c'è stato il lockdown, vi ricordate? Sono saltate molte estrazioni. A Bari sortisce a 2, a Bari cosa giochiamo? 22 e 44. 44 al primo colpo. A Genova sortisce il 2,
A Genova cosa giochiamo? 50 e 21. 21 al sesto colpo. Come vedete, cari amici, sono delle metodologie particolari. Guardate, io seguo, perché leggo anche, a parte che scrivo sull'Otto Corriere la settimana del Lotto, però io vado a vedere, mi sono accorto di una cosa. Non funzionano. Tante, io noto, ma non per qualcosa, in questi lottologi non funziona, non funziona proprio nulla, credetemi, completamente. Le mie sono metodologie dirette, dirette, cioè velocissime, ed è la pura verità. Scusate, io non voglio fare polemica con nessuno, però è la pura verità, la pura verità. Andiamo a qualche altra metodologia. Andiamo a qualche altra metodologia. Prendiamo la spia 75. Significa che questa tecnica ricava un solo numero da giocare, su due ruote però, non come quella di Bari che è una ruota, qui è su due ruote. Noi dobbiamo semplicemente aspettare il sorteggio del numero 75 sulla ruota di Roma. Lo stesso numero, cioè 75, vi accorgerete che verrà sorteggiato nei compartimenti di Genova e Nazionale, in tempi brevissimi. 2 gennaio 2018, 75 a Genova, 75, scusate un attimo, 1º colpo a Genova, quindi quando esce sulla ruota di Roma il 75, noi giocheremo sulle ruote di Genova e Nazionale il 75. Prima del 75, per poterlo giocare sulle ruote di Genova Nazionale, deve sortire sulla ruota di Roma. 2 gennaio 2018, 1º colpo a Genova, il 75. 16 aprile 2018, il 75 a 5º colpo su Genova. 24 maggio, il 75 a Roma, Genova al 1º colpo, settembre 75. 7 giugno 2018, il 75 a Genova al 1º colpo, 21 luglio 2018 e 75 a Genova al 1º colpo, 19 marzo e 75 a Genova al 2º colpo, 23 marzo e 75 sulla Nazionale al 3º colpo, e così via. Andate a confrontare, andate a confrontarlo, perché vi accorgerete che è veramente qualcosa di eccezionale. Allora, ritorno a dare il mio numero di telefono. Il mio recapito telefonico è il 334-1918-991. Chiamatemi per avere il metodo più potente per vincere al gioco del lotto, le tavole algometriche del Mongo di San Ferdinando. Il potente 90, il potente, alla sortita del 90 c'è una griglia di alcuni ambi, e si vince in genere al primo o al 2º colpo, può anche capitare al 4º e 5º colpo, attenzione, ma siccome sono pochi numeri, questo è infallibile, credetemi, però dovete portarlo avanti, è evidente, perché il gioco del lotto è questo, non vi dovete scoraggiare, assolutamente, dovete portare avanti sempre la previsione, perché uscirà. Poi, i numeri spia, di ogni ruota tutte e 90 gli estratti. Il mio numero è 334-1918-991. Vi spiego l'ultima metodologia e dopo me ne vado a giocare con mia nipote Giorgina. Anzi, prima, forse dorme, mi vado a vedere le partite e mi sembra che oggi è domenica ed è giusto. Domani siamo nuovamente chiusi, poi nuovamente chiusi, poi sempre chiusi. E vabbè. Io vi parlerò di un gemello stupendo, il numero 22. Questa tecnica io adesso vi presento, si applica quando sulle ruote di Napoli sortisce il numero 22. Prima deve sortire il 22 sulla ruota di Napoli. Quando si verifica questo evento, giocheremo su Bari e Firenze lambata il 2 e gli abbinamenti 35, 52, 41. Andate a controllare. 17 marzo 2020,
Il 22 viene estratto sul Napoli. Al primo colpo, ambo secco, 2,52 su Bari. 4 febbraio 2020, il 22 viene estratto sul Napoli. Al sesto colpo, ambo secco, 2,36 su Firenze. Volete vedere la statistica? Ve la faccio vedere. 18 maggio 2019, al primo colpo, ambo su Bari, 2,41. 6 giugno 2019, al quarto colpo, ambo su Bari, 2,36. 19 ottobre 2019, al settimo colpo, ambo su Firenze, 2,52. 19 novembre, al sesto colpo, terno su Firenze, 2,36,41. 18 gennaio, al quarto colpo, ambo su Bari, 2,41. 4 febbraio, al sesto colpo, ambo su Firenze, 2,36. 17 marzo, al primo colpo, ambo su Bari, 2,52. Il 16 giugno, al sesto colpo, ambo su Bari, 2,41. Signore, mi permettete che oggi è domenica? Non abbiamo niente noi in Sicilia, ormai non possiamo uscire. Noi, i Lombardi e i Bolzani, e i residenti della provincia di Bolzano, siamo chiusi, chiusi. Con l'augurio che questo lockdown si possa ritornare a dare la vita, si possa ritornare a dare la vita. Con la speranza soprattutto che si mettano d'accordo lì a Montecitorio. Con la speranza, perché la stanno facendo proprio, viene il volto a stomaco, viene una raccolta di voti, è un, come si dice, un mercato delle vacche magre, uno scambio, tu mi dai questo, la gente qui muore, muore. Ci sono famiglie rovinate, chi ha perso i genitori, chi ha perso dei figli, chi ha perso il fratello con questo Covid, e loro pensano alla poltrona, Zona rossa, zona gialla, zona verde, zona bianca, l'arcobaleno, l'unica cosa che hanno fatto in questo anno maledetto è stato quello quando abbiamo fatto i 2 mesi di lockdown. Capisco che la gente deve andare a lavorare, signore, ma la vita vale molto di più, la vita vale molto di più. C'è gente, l'ho capito, loro devono dare dei ristori. Devono dare dei ristori, ma non li daranno mai. Non li daranno. Vanno solo a litigare. Vanno solo a litigare. Questo è tempo perso. Quindi ha fatto bene a questo punto il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, a chiudersi. Ha fatto bene. Io lo ammiro. Perché io, se devo stare un altro anno, sempre con la mascherina, e mi viene il Covid, e questo, e con la paura, e con l'altro, non si lavora magari un mese, 15 giorni quelli che sono, ma almeno azzerando i contagi, la vita poi può scorrere diversamente. Ma siccome ci piace la Macarena, ci piace il twist, ci piace andare, perché in estate nessuno aveva soldi, ma tutti sono andati in vacanza. I ristoranti erano pieni, ma finiamola, qua ne va di mezzo della nostra vita, signore mie, ne va di mezzo della nostra vita. Io abito a Licata, ci sono 100 contagiati in un paese di 35.000 abitanti, 100 contagiati, lo stesso a Gela, lo stesso a Ravanusa, lo stesso ovunque in Sicilia. Questo perché? Perché sono venuti in Sicilia dal nord, e io lo capisco, si devono vedere i parenti, giusto? Ma in Sicilia non siamo come al nord disciplinati. In Sicilia abbiamo fatto le tavolate, ogni famiglia aveva perlomeno 15, 20, 25 e c'è stato l'assembramento, la mangiata, agnello, torte. E allora è normale che ci siamo contagiati tutti. Ci siamo contagiati e adesso ne paghiamo le conseguenze. Allora io dico, 15 giorni di sacrifici, facciamole. E io direi anche a voi delle altre regioni, 15 giorni di sacrificio sono pesanti, certo, ma voi vi ricordate i nostri genitori quando erano in guerra? Quando pure andavano a lavorare nelle miniere? Io non me lo ricordo perché, ma comunque me lo raccontava mio papà. Per avere un pezzo di pane, quando c'era a tempo di guerra, si facevano salti mortali. E allora facciamo dei sacrifici,
per liberarci di questo maledetto virus. Facciamole, facciamole, in nome di Dio. La vita vale molto di più di una serata in discoteca o che ne so, di andare in palestra oppure di andare al ristorante. Lo stesso si mangia, lo stesso. Ma facciamole 15 giorni di sacrificio, in nome di Dio. Facciamole. Va bene, non voglio aggiungere altro perché non voglio stancarvi. Poi ci sono anche i negazionisti e io mi rendo pure conto che magari mi andranno contro. Ma il virus c'è, il virus c'è, parliamoci chiaro, c'è il virus. Comunque speriamo nel bene di ritornare come prima, di ritornare ad avere le nostre libertà, che vale più del lotto, più del calcio, più della discoteca, più di tutto, la libertà. Signori, buona domenica a tutti.